Buongiorno a tutti, sono Andrea Quartini, portavoce consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, membro della commissione d'inchiesta Forteto Bis. Da oggi in poi ogni settimana vi terremo aggiornati sui lavori di questa commissione. È una commissione che vuole indagare sul sistema Forteto, un sistema criminale, un'associazione a delinquere che per oltre 30 anni è stata indisturbata nella sua attività criminale all'interno di questa regione e ha sconvolto gli animi e le emozioni di ciascuno di noi. Questa commissione intende andare ad indagare non tanto sulla colpa individuale dei responsabili del Forteto che già sono stati condannati, mi riferisco a Rodolfo Fiesoli, Luigi Goffredi e altri imputati che sono stati condannati in primo grado anche di recente, ma ci riferiamo soprattutto alle responsabilità istituzionali e politiche, istituzionali delle aziende sanitarie che mandavano i propri professionisti nella struttura, dei comuni che mandavano i propri professionisti nella struttura, dei magistrati in particolare del Tribunale dei Minori e dei politici che hanno accreditato e sostenuto questa struttura nonostante non fosse accreditata e nemmeno accreditabile, visto ciò che facevano. Forteto è stata un'associazione a delinquere per anni, un'associazione che ci ha sconvolto in termini umani, in termini emotivi e anche in relazione ai reati che venivano commessi all'interno di quella struttura, una vera e propria setta, dove i personaggi principali abusavano dei minori, non solo abusavano dei minori in condizioni di grave anche fragilità emotiva perché erano minori allontanati dalle famiglie, fragilità fisica perché alcuni avevano una vera e propria disabilità, fragilità perché già prima di arrivare in comunità molti di loro erano già stati abusati. Quindi abbiamo di fronte una struttura che rappresenta una vera e propria associazione a delinquere. In questa fase di questa legislatura stiamo portando avanti una commissione di inchiesta bis sul Forteto che è volta a cercare di identificare le responsabilità politiche e quelle istituzionali perché si possa essere realizzato un fenomeno come quello del Forteto. Perché cerchiamo di fare questo? Cerchiamo di farlo perché è inaudito e incomprensibile e insopportabile che questa vicenda sia andata avanti per circa 40 anni, oltre 30 anni, all'interno di un sistema giudiziario politico che non si sono accorti di quello che avveniva. Sembra una cosa incredibile, sembra una cosa davvero, come dire, non tollerabile e quindi commissione stiamo cercando di indagare con gli attori politici e giudiziari. Chiaramente non riguarda solo loro, ma riguarda anche i professionisti che si sono avvicendati in questa struttura, vale a dire psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali. Quindi responsabilità istituzionali in senso lato, l'istituzione ASL, l'istituzione comune, la politica, la magistratura. Sono tutti attori, forse in alcuni casi negligenti, ma vogliamo anche capire che oltre alla colpa c'è anche un po' di dolo, nel senso che sicuramente durante questi 30 anni c'è stata negligenza, imperizia di sicuro, non c'è dubbio, ma che ci sia stato dolo è tutto da dimostrare. Ma il dubbio viene perché un silenzio così assordante su questa vicenda da parte di queste istituzioni è assolutamente intollerabile. Durante queste prime audizioni che noi stiamo facendo con gli attori di allora, alcuni magistrati, alcuni pubblici ministeri del Tribunale dei Minori,
un assistente sociale, un sindaco di Vicchio, ieri abbiamo sentito un vecchio consigliere di Comano, una consigliera di Comano in particolare, una neuropsichiatra. Diciamo, quello che sta venendo fuori è che gli indizi c'erano. È una cosa incredibile, gli indizi c'erano, se ne accorgevano i non addetti al lavoro, quelli che in qualche modo avevano anche poco a che fare con la struttura. Pensate, la neuropsichiatra di ieri ci ha raccontato che si era opposta all'inserimento in questa struttura di alcuni minori perché non la riteneva adeguata, perché sapeva delle vicende giudiziarie di Fiesoli e ne sentiva parlar male. Lei diceva che all'interno di questa struttura si parlava troppo in libertà di sesso, continuamente di sesso, e allo stesso tempo non era assolutamente convincente per lei poter affidare dei minori all'interno di una struttura come questa, anche in virtù del fatto che quando una persona è già stata condannata per abusi sessuali, la recidiva è quasi sempre la regola. Ecco, se se n'era accorta lei, che non era neanche strutturata nell'azienda sanitaria, era una, si dice, una somaista, cioè vale a dire una convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi viveva il rapporto con il Forteto in maniera assolutamente sporadica, figuriamoci se non se ne dovevano accorgere tutti gli altri. La stessa cosa l'ha detta Marunti, altro psicologo dell'azienda, nelle tornate delle audizioni precedenti, in cui ha affermato che si era opposta anche alla metodologia della struttura, metodologia diciamo antiscientifica, adottata solo da loro, con separazione tra maschi e femmine, con un lavoro sull'omosessualità quasi di continuo, con un allontanamento dei figli dalle famiglie, cose che non hanno riscontro nella letteratura scientifica, il chiarimento serale, una cosa stranissima, una famiglia funzionale, tutta roba che non aveva nessun tipo di riscontro nella letteratura scientifica, è stata contestata da alcuni, da questo Marunti, da questa neuropsichiatra di ieri e da De Bernardinis, che aveva dei dubbi in passato, altro medico che ha gravitato intorno a questa struttura. È impossibile che tutto il resto del sistema non se ne accorgesse, non poteva succedere che chi aveva a che fare tutti i giorni non se ne accorgesse. Quindi ecco, nella migliore delle ipotesi, l'aspetto colposo del sistema, cioè l'aspetto di negligenza o di imperizia. L'altro aspetto, qualche volta anche di imprudenza, perché affidare a un, ora mi viene una parolaccia, affidare a diciamo a soggetti in abuso, in odore di abuso, di pedofilia, dei bambini, è una cosa gravissima, insomma è come mettere in bocca a un lupo un agnello, è una cosa non tollerabile. Ecco, quindi forse anche imprudenza, dico, se si parla di colpa, se si parla di dolo la situazione cambia completamente. Chiaramente ieri almeno un magistrato ha voluto sostenere che se c'è stato qualcosa sicuramente è stato fatto con una certa ingenuità e non per dolo o per vizio di alcuni che frequentavano anche troppo spesso questa comunità e avevano frequentazioni a limiti dell'ambiguità con Fiesoli e i ragazzi. Quindi c'era una sorta di sistema fortetiano che lascia un pochino dei dubbi oltre che a desiderare. Ecco, io vi aggiornerò regolarmente su questa commissione. Tutti i lunedì noi ci troviamo, eccetto situazioni diciamo festive eccetera, se lunedì cade di giorni festivi chiaramente non faremo la commissione, però tutti i lunedì per 9 mesi noi indagheremo e vi aggiornerò di volta in volta. Ad oggi quello che noi vediamo è che
da una parte c'è la politica e la magistratura e i servizi che in qualche modo sono reticenti, che si difendono ad oltranza senza ammettere nemmeno l'errore d'aver sbagliato, nemmeno la superficialità, nessuno chiede scusa nonostante tutto quello che sia successo, e allo stesso tempo però quello che vediamo è che siamo di fronte a una situazione che era prevedibile e prevenibile almeno dall'85 in poi, e questo non è stato fatto. Qui c'è una vera e propria colpa del sistema, colpa intesa in senso giuridico, quindi negligenza, imperizia, imprudenza. Vogliamo capire se c'è anche dolo, perché attorno al Forteto voglio ricordare che hanno gravitato molti politici che facevano la propria campagna elettorale chiudendo al Forteto, e anche molti soldi sono stati in ballo nel Forteto, soldi dei fondi europei, soldi e finanziamenti per la formazione a un sistema che di formativo non aveva assolutamente nessun tipo di credito, e questo è quello che faremo nelle prossime commissioni, e vi terremo aggiornati.